Ciao piccoli, siete sulla strada per la scuola. Ah, che cos'è quella, Barry? Ah, è una lampada magica. Oh, se ne sono già andati. Wow, ti sei trasformato in Super Barry! Ciao Jenny, credo proprio che Barry quest'oggi sarà in ritardo per la scuola. Oh no, è il malvagio Dottor Zig! Che cosa sta facendo qui? Aiuto, il Dottor Zig ha rapito Sunny e Chili! Super Barry, devi salvare i tuoi amici dal cattivissimo Dottor Zig! Oh no, c'è un tunnel! Come farà Super Barry a trovarli? Wow, puoi volare, Super Barry! Ora puoi vedere Car City tutta e dall'alto! Ma dove sono Sunny e Chili? Puoi trovarli con la tua vista ai raggi X! Non siate spaventati, piccoli. Magari potete rompere la bolla. Oh no, non sta funzionando. Ma mantenete la calma. Super Barry sta arrivando. Riesci a trovarli, Super Barry? Eccoli laggiù. Ottimo lavoro. Fai molta attenzione, Super Barry. Il Dottor Zig potrebbe essere ancora laggiù. Fai attenzione, il Dottor Zig vuole catturare anche te! Ottima schivata, ma devi pensare molto velocemente se vuoi fermarlo. Bel lavoro, ma... Oh no, Dottor Zig è scappato! Veloce, Super Barry, pensa a qualcosa! Dei laser per sciogliere le sue ruote! Ora Dottor Zig è veramente bloccato! È tempo di salvare i tuoi amici. Ragazzo mio, Sunny e Chili sono veramente felici di vederti. Puoi rompere la bolla? Ottimo lavoro, Super Barry. E ora andiamocene fuori da qua. Che c'è, Super Barry? Hai un'altra idea? Guardate, è fantastico. Ora potete volare tutti quanti a scuola. Wow, la città è veramente bellissima vista dall'alto. Ehi, Jenny, i piccoli vogliono giocare ai supereroi. Vai, Sunny! È stato molto divertente. Piccoli, Marley vuole insegnarvi un po' di acrobazie. Pronti? Via! È stato a dir poco fantastico. Fanne un altro. Marley, penso proprio che anche i piccoli vogliano guidare sulla rampa. Vuoi che i piccoli atterrino e guidino attraverso le tue gomme? Barry, vai per primo. Pronti? Via! Così si fa, Barry! E vedrai che quando crescerai userai la rampa più grande. Ah, volete che Marley ruoti sopra di voi? Chili, vai tu per primo! Meraviglioso! Oh no, Sunny ha preso paura. Sunny, fidati di Marley e credi in te stessa. Ce l'hai fatta, Sunny! Eccezionale! Piccoli, Marley è troppo grande. Perché non roteate uno sopra l'altro, invece? Ben fatto, Barry!
è stato così divertente. Ricorda, Sunny, devi credere in te stessa. Marley, vuoi saltare i piccoli tutti in una volta? Un'impresa fantastica, Marley! È stata una giravolta fantastica! Piccoli, volete provare anche voi a girare su voi stessi? Wow, vedete che cosa si può raggiungere se non si molla la presa? 1, 2, 3, via! Ottimo, Marley! Piccoli, avete imparato a fidarvi l'uno dell'altro, a credere in voi stessi e soprattutto ad imparare i vostri limiti. Oggi, piccoli, è il giorno della vostra prima lezione di guida. E ora vediamo un po' come fa la vostra insegnante. Sunny, che ne dici di andare per prima? Ma così... così vai un po' troppo lenta, Sunny. Dall'altra parte, Barry, gira a sinistra. Va tutto bene, piccoli. Avrete un'altra occasione. Sunny, eri un po' troppo spaventata. Cerca di essere un pochino più sicura di te. Barry, concentrati quando fai una curva. E tu, Chili, stavi andando un po' troppo veloce, no? Ben fatto, Sunny. Barry, concentrati. Chili, non dimenticarti di rallentare. Buongiorno, piccolini. State facendo una passeggiata nel parco? Che cos'è successo, Chili? Oh, c'è una piccola tigre che sta giocando con una farfalla. Andiamo, piccolini. Vediamo dove stanno andando. Non distraetevi, piccoli, così li perderete. Piccoli, fermatevi, altrimenti la piccola tigre si spaventerà. Sta correndo via! Fate in fretta, piccoli! Non può essere troppo lontana, piccoli. Diamo un'occhiata in giro.
Chili, Barry, venite qui. Sembra che Sunny abbia trovato qualcosa. Che cos'è, piccoli? Eccolo lì, ben fatto, piccolini. E ora portiamolo giù da quell'albero. Oh, sembra che abbia paura di scendere, piccoli. Voi ragazzi vi dovete inventare qualcosa. Benissimo, Barry, mostraci che cosa hai pensato. Oh, un po' di cibo. Ottima idea, Barry. Non gli piacciono le mele. Gli devi offrire qualcosa di diverso. Ricordati, Barry, è una tigre. Non gli piacciono gli ortaggi. Sembra che Sunny possa risolvere il problema. Che cos'è quello, Sunny? Oh, gli hai portato un pollo giocattolo. Vediamo se lo gradisce. Oh, gli piace davvero, piccoli. Però, piccoli, non penso che abbia voglia di giocare con dei giocattoli. Non arrendetevi, piccoli. Sono sicuro che riuscirete a tirarla giù. Questo è lo spirito, Chili. Ottima idea. Ora potrà saltarci sopra. Oh, povera piccola tigre, è spaventata dall'altezza. Guardate, la farfalla è ritornata. Sembra che alla tigre mancasse. Oh, oh. Sì, il trampolino finalmente ha funzionato. Ottimo lavoro, ragazzi. Ben fatto, automobiline. Avete salvato la piccola tigre. Ehi, finalmente l'hai presa, piccola tigre. Guardate, Jerry, piccolini. Sta per superare il record del circuito. Ma è fantastico! Lo so, piccolini, è il migliore. Piccolini, ma non è incredibile? Jerry vuole gareggiare fianco a fianco con voi. Non state sognando, piccoli. Jerry veramente vuole gareggiare con voi. Oh, sembra che Crocomile voglia gareggiare anche lui. Coraggio, Jerry, sarà divertente gareggiare con lui. Ma ricordati, Crocomile, barare qui non è concesso. Siete pronti? Via! Wow, Jerry non sta per nulla scherzando. Coraggio, raggiungetelo! Coraggio, Crocomile, stai rimanendo indietro. Questo non è permesso, Crocomile. Fai attenzione, Chili. Ben fatto, Chili. Spegniamo quel fuoco. Hai visto, Barry, che cosa ha fatto Crocomile? Esatto, prendiamo quel cattivo ragazzo. Non ti farà passare facilmente. E sta lanciando delle uova melmose. Questo è barare. Oh no, fai attenzione. Non preoccuparti, Sunny e Jerry sono ancora in gara. Continua, continua a guidare così, Sunny. Non preoccuparti, Sunny, ancora la gara non è finita. Fai attenzione, Sunny, lo sai che è uno che fa molti scherzetti. Ma hai visto, Jerry? Avevi ragione, Crocomile sta barando. Vai, Jerry, dagli una bella lezione. Oh no, non è stato per nulla giusto, Crocomile. Questo non è divertente. Oh no, Sunny, rallenta. Oh no, l'albero. Sì, giusto in tempo, Jerry. Wow, questa è un'ottima mossa, ragazzi. Stai letteralmente volando sul circuito. Continua, continua. Ok, siete in perfetta sincronia. Vinciamo questa gara. Ripagato con la tua stessa medicina. Così imparerai, Crocomile. Oh, Jerry, questo è gentile da parte tua. Ce l'avete fatta. Gran bel lavoro, automobiline. Ottima gara, piccoli, ve lo meritate. Avete fatto quadrato e avete vinto secondo le regole. Coraggio, Crocomile, penso che te ne sia sfuggita una.
Ehi, piccoli, quanto vi piace il pirata Carl? Che ne dite? Siete pronti per una caccia al tesoro? Se avrete successo, ci sarà un tesoro! Ma che cosa state cercando, piccoli? Oh, è una mappa del tesoro! Che cosa dice, Sunny? E così la mappa vi ha detto di venire qui! Wow, che cosa misteriosa! Ma guardatevi un po', ragazzi! Sembrate veramente dei pirati! Ah, Billy, vedo che sei parte integrante della caccia al tesoro! Ma se volete scavare e trovare il tesoro, a voi ragazzi servirà una pala! Ottimo lavoro, piccoli! Ottimo lavoro! Adesso avete trovato dove è sepolto il tesoro. Cominciamo a scavare! Non preoccupatevi, piccoli, sono sicuro che non sia un vero fantasma. Chiunque sia, vuole solo rubare i vostri dolcetti. Ci picchia! Che tesoro favoloso! E che favolosa avventura! Grazie, Carl! Grazie, Billy! Ehi, ragazzi! Vi state divertendo! L'hai colpito! Ottimo lavoro! Oh, mi dispiace, Sunny! Dai, prova ancora! Ehi, questa non è una cosa carina! Ma che cosa state guardando? Un giro in mongolfiera. Chili, devi chiedere il permesso. Oh no! Chili, non pensarci nemmeno. Matilda, l'auto della polizia è di pattuglia. Non la farete franca. Sembra proprio che la situazione si sia capovolta. La mongolfiera sta decollando! Oh cielo, siete così in alto! Ehi, tutto sembra così piccolo laggiù. Che c'è che non va, Barry? Sembri letteralmente stordito. Dovete cercare un posto dove atterrare. Non avete la minima idea di come funzioni, non è vero? Meglio cercare aiuto, Sunny. I tuoi amici non riescono a scendere.
E ora capite perché prendere la mongolfiera era una pessima idea. Ok, ok, niente panico. Usa il tuo tubo per cercare di diminuire l'intensità del fuoco. Fai attenzione, cerca di non farlo uscire. Tenete duro! Sunny ha trovato qualcosa di morbido, così potrete atterrare in sicurezza. Yay, Sunny! Speriamo che voi ragazzi abbiate imparato la vostra lezione. Bisogna chiedere sempre il permesso prima di prendere qualcosa che non è vostro. Ottimo, e adesso andate a farvi un bel giro in giostra. Almeno quella è ben piantata al suolo. Oh no, guardate come siete tutti sporchi adesso. Andiamo subito all'autolavaggio di Tim, così sarete di nuovo tutti puliti. Ok ragazzi, chi vuole essere il prossimo ad andare? Ok piccoli, è il momento di ringraziare Tim per il suo aiuto. La prossima volta fate attenzione dove giocate e cercate di rimanere puliti, ok? Ciao piccolini, che cosa state facendo? Oh, capisco, voi piccoli volete costruire un castello di sabbia. Edna, stai aiutando anche tu. Oh, 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 capisco. Ehi, sembra che qualcuno abbia avuto un'idea. Huh?
sta funzionando. Ben fatto, Barry. Oh no, l'onda potrebbe abbattersi sul castello. Che magnifico castello di sabbia! E un bellissimo lavoro di squadra è ciò che avete fatto. Godetevi la vostra giornata in spiaggia! Ehi ragazzi, state per caso giocando a guardi e ladri? Di un po', Barry, ti piacerebbe conoscere un vero agente di polizia? Ragazzi, guardate! Un ladro! Veloci, dobbiamo andargli dietro! Sembra proprio che questo ladro si sia volatilizzato. Barry, che cosa pensi che potremmo fare? Avete ragione, dividiamoci e troviamolo. Dietro di te, Chili! Guarda, là! Andiamo, piccoli! Fate attenzione, bombette fumogene! Ben fatto, ragazzi! Ormai è all'angolo! Matilda può essere fiera di voi. Avete svolto un ottimo lavoro da poliziotto.